Buonasera a tutti, la puntata di questa sera è un pochettino diversa dalle solite perché non fa riferimento esplicitamente all'Islam o al mondo arabo. No, questa sera vi voglio chiarire il significato di alcuni termini di cui spesso si abusa nei media o anche nei salotti televisivi, spesso in maniera imprecisa oppure utilizzando questi termini come fossero sinonimi quando in realtà non lo sono. Allora, iniziamo con il fondamentalismo. Allora, innanzitutto è un termine che nasce in seno al mondo protestante. Che cosa significa fondamentalismo? Significa sostanzialmente qualsiasi lettura letterale e dogmatica di testi che assuma i relativi precetti contenuti in quei testi a fondamenti, rifiutando praticamente qualsiasi interpretazione anche minimamente diversa da questi. È tipico delle religioni in realtà, ma non è soltanto delle religioni. Il fondamentalismo dunque religioso riguarda la lettura diretta dei testi sacri e rifiuta qualsiasi tipo di strumento esegetico o di critica testuale. Oggi il termine ha assunto anche una connotazione negativa, per cui il suo significato è usato in maniera espansiva e va sostanzialmente a riferirsi ad un atteggiamento politico e culturale contrario al dialogo, che rivendica dei principi non negoziabili e insiste proprio sul fatto che l'unico giusto è il proprio principio, il proprio dogma. Il termine fondamentalismo viene maggiormente usato a partire dalla nascita negli anni 70 della Repubblica Islamica nell'Iran sciita e in quel momento lì a fondamentalismo si affianca anche l'aggettivo islamico, proprio per definire quella corrente di attivismo politico e culturale conservatore che attraverso delle interpretazioni letterali del Corano e di altri testi islamici propugna proprio il ritorno ai fondamenti dell'Islam, delle origini, che sono gli unici ritenuti autentici e infallibili e si oppone a quella che ritiene essere stata nel corso degli ultimi secoli la laicizzazione del mondo musulmano. Ci sono dei sinonimi di fondamentalismo islamico? Sì, ce ne sono, per esempio Islam radicale, però proprio nel senso di ritorno alle radici, e anche Islam militante. Con integralismo intendiamo qualsiasi atteggiamento orientato alla rigida applicazione in ogni ambito della vita, quindi sociale, culturale e politica, dei principi derivanti da una qualche dottrina religiosa oppure ideologica. Poi anche qui per estensione il termine è associato ad atteggiamenti intransigenti, di forte rigore, di intolleranza e anche di fanatismo. Il termine integralismo è per lo più associato alla religione cattolica e poi all'Islam. Con integralismo cattolico si intende quell'azione politica dei cattolici che deve praticamente plasmare ogni aspetto della vita civile sul modello dei principi della dottrina cristiana. Per quanto riguarda invece l'integralismo islamico, se ne sente parlare a partire dagli anni 20, quando nasce in Egitto il movimento dei fratelli musulmani e poi ha la sua massima diffusione quando invece abbiamo negli anni 70 la Repubblica Islamica d'Iran. L'integralismo islamico sostiene anche qui il dovere dell'applicazione totale e rigida della legge islamica, quindi la Sharia, che si basa chiaramente ancora una volta sul Corano e sulla Sunna. E adesso arriviamo invece al termine islamismo. Allora, diciamo che in certi contesti Islam e islamismo si equivalgono, però almeno a partire dagli anni 70 ecco, c'è stata un po' differenziazione, nel senso che si è tenuto come Islam il riferimento proprio alla religione, quindi ai riti, ai precetti, mentre invece si è voluto intendere con islamismo tutto quello che parla della visione politica dell'Islam. È sicuramente un fenomeno complesso e difficile da interpretare, perché in realtà questo termine racchiude una grande varietà di pensieri e di modalità di azione, a seconda anche delle epoche e dei luoghi. Per esempio, nel XX secolo il tema comune ai paesi musulmani era la resistenza al razzismo, al colonialismo,
colonialismo e all'imperialismo dell'impero britannico. Nel secondo dopoguerra invece abbiamo per esempio il nazionalismo arabo di ispirazione socialista che viene incarnato principalmente dal partito Baath e dal nasserismo, e questi è ostile a tutta quella che è l'influenza militare, politica, culturale, geopolitica dell'Occidente. Un'altra ideologia che ha ispirato l'islamismo è stato il panarabismo, ovvero quell'idea di creare un'unica nazione araba dal Marocco all'Arabia Saudita con in comune la lingua, la cultura e la storia. Per quanto riguarda il rapporto con la religione, anche per gli islamisti è importante ed è comune tra di loro la ricerca e il recupero del messaggio originario, quindi se ci si rifà ancora una volta al Corano e alla Sunna, e anche ai modelli di vita dei primi musulmani. Per quanto riguarda i partiti politici, si tende a distinguere tra partiti islamici che sostanzialmente promuovono l'Islam come un movimento politico, un po' come faceva la Democrazia Cristiana con il cristianesimo, e poi invece ci sono i fondamentalisti islamici che tendono a volere instaurare la legge islamica, quindi la Sharia, nei vari paesi e fare della Sharia la fonte del diritto. Anche qui le posizioni sono le più varie, perché andiamo dai partiti più oltranzisti, come quelli che hanno guidato la rivoluzione iraniana, per cui il Partito della Repubblica Islamica, a quelli che invece si trovano più a proprio agio nelle regole della democrazia elettorale, come è successo con Ennahda in Tunisia. E arriviamo al termine jihadismo. Questo è praticamente un macro fenomeno del fondamentalismo islamico che attraverso una miriade di soggetti, ma anche di gruppi, di movimenti, promuove il jihad, inteso come guerra santa. Cioè la caratteristica comune è proprio quella di portare avanti la guerra santa nei confronti di tutti quei soggetti che in qualche misura sono considerati degli infedeli. Va però detto e sottolineato che la parola jihad non significa nel suo significato primario guerra santa, bensì è lo sforzo che il buon musulmano deve fare per arrivare nel sentiero di Dio, quindi è uno sforzo con se stesso, la purificazione, il miglioramento appunto di se stesso. Il termine viene coniato nel XXI secolo per indicare quei movimenti eversivi che fanno le prime azioni terroristiche, come può essere per esempio l'uccisione di Sadat, del presidente Sadat, nel corso di una parata militare. Poi esplodono in maniera drammatica con le prime azioni dell'Al-Qaeda in Kenya, in Egitto, in Tanzania. Poi sicuramente a dare grande vigore al jihadismo è quello che succede in Afghanistan. Nel 79 abbiamo l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica. È lì che i servizi di sicurezza americani cominciano a capire chi tra le persone, tra gli afghani, sono disponibili volontariamente a combattere l'Unione Sovietica stessa. Per cui stilano un elenco di questi personaggi e cominciano ad addestrarli e a fornire loro le armi, proprio perché qual era la preoccupazione dell'America? Era che in questo mondo islamico passasse il messaggio leninista comunista, per cui pertanto vengono addestrati questi soggetti che d'ora in poi si chiameranno i Mujahideen, quindi promuovono anch'essi il jihad, la guerra santa. Non importa se fossero soltanto afghani, anzi in Afghanistan arrivano personaggi un pochino di varia provenienza che hanno soltanto voglia di menare le mani. Ma allora che cosa succede? Che quando finalmente questa guerra viene vinta, 10 anni dopo, tutti costoro che hanno combattuto tornano ai loro paesi di provenienza. Ci sono algerini, ci sono bosniaci, ci sono ceceni, ci sono egiziani, ed è evidente che si crea una corrente jihadista transnazionale e si diventano delle cellule dormienti. Allora quando nel 98 Bin Laden emette una fatwa con cui afferma che l'uccisione degli americani e dei loro alleati è un dovere per tutti i musulmani, questo chiaramente fa sì che queste, chiamiamole ancora cellule dormienti, si risveglino proprio alla luce di questo messaggio. È poi evidente che dopo l'11 settembre del 2001, quindi con l'abbattimento delle Torri Gemelle, il jihad diventa la base ideologica per il terrorismo di matrice islamica.
E così arriviamo al terrorismo. Non è possibile dare di terrorismo una definizione univoca e che metta tutti d'accordo. Ecco, cerchiamo di andare un pochettino per logica, per intuito. Sicuramente si tratta di azioni criminali, violente, premeditate, atte a suscitare clamore, a suscitare paura, a suscitare panico, per cui attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti, tutto questo a danno della collettività, ma anche di enti, quali possono essere le istituzioni statali, possono essere i governi, esponenti politici, etnici, religiosi. Le organizzazioni che fanno terrorismo si chiamano organizzazioni terroristiche, normalmente si tratta di organizzazioni segrete, ci sono per questo all'inizio pochi individui definiti terroristi, un termine che nasce nel periodo francese tra il 1793 e il 1794, quando lì vigeva il regno del terrore. È evidente che loro non si considerano terroristi, no? Ma si considerano combattenti per i diritti, per esempio, di un gruppo contro il potere costituito oppure per altri motivi. Tanto che c'è un proverbio in inglese che dice che colui che per qualcuno è un terrorista, dall'altra parte sia invece un combattente per la libertà. L'obiettivo sicuramente, prima ancora di uccidere molte persone, è quello di scatenare il panico, di fare sì che la gente non si senta più sicura da nessuna parte, e in effetti, soprattutto dopo gli attentati che hanno colpito l'Europa, questo sta un po' succedendo anche da noi, no? Abbiamo visto come il turismo è diminuito, molte meno persone si muovono in aereo, proprio perché c'è questa paura. Allora, dopo il regno del terrore, che cosa succede? Abbiamo per esempio l'attentato a Napoleone III, e questo, che avviene nel 1855, ha come conseguenza un inasprimento della legislazione, cioè per la prima volta ci si accorge effettivamente di che cosa significa terrorismo. L'attentato per eccellenza che porta alla guerra, al terrorismo su scala mondiale, ovviamente sono le Torri Gemelle, l'11 settembre del 2001. In quel momento quell'attentato dimostra la forza di Al-Qaeda, che è una forza trasversale che non rimane più chiusa nei paesi asiatici o del Medio Oriente, ma appunto che si espande a livello mondiale, a livello globalizzato. Nel 2014 un altro fenomeno, questo ISIS, che aggiunge un altro ancora elemento, cioè quello territoriale, perché ISIS mira ad un proprio Stato. E cambia anche il terrorismo, cambia il terrorismo perché molti ragazzi, anche europei, che magari vivono sacche di povertà, magari non tanto materiale quanto intellettuale, vivono nelle banlieue, nelle periferie, ai margini della società, trovano nell'ISIS un'ideologia forte alla quale uniformarsi. Molti si aggregano e vanno a combattere in Iraq, in Siria, sono i famosi foreign fighters. Poi quelli che sopravvivono magari ritornano e diventano le cellule che compiano degli attentati in Europa. Abbiamo visto Parigi, abbiamo visto Bruxelles. Fenomeno tra l'altro che incute ancora più, cioè porta ancora più a riflettere, perché questi ragazzi che si arruolano sono sempre più giovani, no? Gli ultimi arrestati addirittura erano degli adolescenti, per cui questa nuova frontiera del terrorismo fa ancora più paura, sembra più difficile da estirpare perché è in mezzo a noi, e forse perché ancora non l'abbiamo studiata abbastanza, non abbiamo cercato davvero di comprenderla. Alla prossima puntata.